Cari amici telespettatori di Encore Web TV, bentornati. Siamo in compagnia di Antonella Barbera, Fabio Leone, Giorgio Leone e Gaetano Grassia. Bene, Antonella Barbera è la protagonista di, anzi, tutti loro sono i protagonisti di questa nona, di questo nono appuntamento dell'Anelito Movies Festival, che vede appunto le opere di Antonella, che sono Le Lune, L'Albero della Trasparenza e Pramè. Allora, Antonella, ti volevo fare una domanda sulle lune. Com'è nato questo lavoro e come si è svolto tutto? Come è cresciuto? Allora, intanto grazie per l'ospitalità e complimenti per questa iniziativa bellissima. Questo lavoro è nato da un ricordo mio di quando ero bambina. Parlandone con Fabio, che tra l'altro è il mio compagno, mi ha appoggiato in questa, ha creduto in questo lavoro e abbiamo cominciato a farlo la scorsa estate. Racconta di due mondi che si incontrano, no? Si scontrano all'inizio e poi si incontrano, quella di un bambino appassionato di letteratura, lettura, e quella di un giovane pastore analfabeta. In questo incontro cosa accade? Che tramite il gioco, l'autenticità, tutto ciò che è la semplicità, che unisce molto, che nella nostra terra esiste, il bambino impara finalmente a capire che è semplice meravigliarsi, pur essendo un bambino. La cosa è paradossale, però purtroppo ci sono ancora queste realtà magari di bambini un po' stereotipati, no, dai libri. Tutto qua, questa è la storia. È anche molto musicale, nel senso che è stato costruito attraverso musiche appositamente costruite per questo lavoro. Tra cui infatti un brano che si intitola La Cunta di Lisetti Luni fa parte di un nuovo disco, siamo noi gli autori, nel senso i Perricard Rumano. Io e Fabio facciamo parte del gruppo i Perricard Rumano, gli altri componenti sono Vittorio Ugo Vicari e Davide Campisi. E questo brano uscirà insieme all'album appunto Stai Uni, che uscirà a breve, fra poco tempo, un mese, due al massimo. Gli altri musicisti sono Giuseppe Di Bella, Aldo Giordano che ci ha prestato le musiche, ed è un carissimo amico di San Cataldo, bravissimo compositore, e Alessio Provitino al Digeridù. Grazie. Beh, allora un doppio in bocca al lupo. Bene, Fabio, volevo chiederti, mi è stato detto che questo lavoro è stato girato in una maniera un po' particolare, allora ti chiedo di fare un tuo commento a proposito. Sì, questo lavoro è stato, a posto di usare una telecamera come usualmente si fa per questo genere di lavori, io ho preferito girare con una reflex, che io nasco come fotografo. Mi sono voluto provare in questo nuovo mondo della ripresa, dell'inquadratura, anche delle scarrellate, cose che abbiamo imparato facendo questo corto. La particolarità è girato in HD con la reflex, ma le lenti che abbiamo montato sono lenti di vecchie macchine fotografiche, in particolar modo dell'Hasselblad, a cui abbiamo innestato dei braccetti autocostruiti, quindi c'è ogni messa a fuoco è manuale e la luce è calibrata con i diaframmi come si faceva una volta. E quindi tutto questo ha dato una resa fotografica che molto spesso la telecamera non dà. Ovviamente è molto meno agevole muoversi con una reflex piuttosto che con una telecamera, però abbiamo optato per un movimento diverso all'interno del cortometraggio. Infatti, abbiamo scelto di far muovere i personaggi dentro delle scene che sono fotografiche piuttosto che rincorrerli come si fa usualmente con la telecamera. Ottima idea, complimenti. Bene, allora le ultime domande le facciamo a Giorgio e a Gaetano. Prima di tutto, Gaetano, ciao. Com'è stata questa esperienza? È stata una bella esperienza, non saprei cosa dire, è stata molto bella. La rifaresti? Sì. Ok, e infine, Giorgio, tu invece come ti sei trovato? Allora, io sono d'accordo con Gaetano, per me è stata pure una bella esperienza, sono anche fortunato di aver lavorato, diciamo, con persone stupende e anche di persone di calibro molto importanti, come dico dei nomi, come c'è Patrizia Fazzi nel mediometraggio, attrice molto importante, Andrea Trovato, cioè attori di teatro, e quindi sono molto contento di aver fatto questa esperienza.
E se ci dovesse essere un'altra opportunità o l'occasione di fare un video, anche parlo in generale, lungometraggio, corto, anche un film intero, cioè, che ben venga, cioè, sono a vostra disposizione per tutto, anche perché vorrei fare esperienze diverse, anche perché io non nasco, cioè non sono né attore, non mi sento attore dentro. Quindi io lo faccio solamente come mia curiosità, cioè per provare, per vedere fino a dove arrivo, le mie capacità, quindi alla fine ci voglio provare, poi vediamo se posso arrivare oltre, poi questo si vedrà, non lo so. Grazie. Bene, noi ringraziamo in ordine Giorgio, Antonella, Gaetano e Fabio. Grazie. E ringraziamo soprattutto voi e vi rimandiamo ai prossimi appuntamenti di Ancora Web TV. Grazie.